scrivessi in quell'occasione che nutrivi la speranza di tornare presto alla tua Venezia, a ben morire. Ma dal conclave usciva sempre più insistentemente il tuo nome, insieme a quello di Aga Janian. Ora su, ora giù, come ceci nell'acqua bollente, dicevi. Eri emozionato, ma preoccupato quando fosti tu, come scrutinante, a leggere il tuo povero nome. Il 27 si affacciò la candidatura di Aloisi Masella, caduta nel tardo pomeriggio, sempre a tuo vantaggio. Il 28, il mio povero nome torna in alto, peggio che peggio, annotavi. L'uomo vestito di bianco. È lui, l'uomo che è vestito di bianco, come l'ostia. Credetemi. 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 Alle 18:20, dalla loggia centrale di San Pietro, abbagliato dai fari delle televisioni di tutto il mondo, desti la prima benedizione. C'era anche Nicola quel giorno tra la folla, che gridava il tuo nome perché era stato eletto il papa di chi soffre, dei reietti, dei derelitti. Nonostante le mie odiose parole, ti avevano fatto papa. E Giovanni, il nome che avevi scelto, così dolce perché il nome di tuo padre, così soave perché dell'umile parrocchia in cui ricevesti il battesimo, era anche quello dei papati più brevi, perché sapevi di avere poco tempo, sapevi di essere un uomo in transito. Ma ti sentivi solo, avvertivo la tua paura. La paura che insieme alla gioia scende sempre nel cuore di chi è scelto. Ma se avessi saputo quello che sapevo io, il tuo cuore sarebbe tornato leggero, Angelo, perché sul trono di Dio quel giorno non saliva un papa, ma un grande papa. Un papa buono. Un'altra notte difficile per Giovanni XXIII, le cui condizioni di salute continuano a peggiorare. Piazza San Pietro alle 6 del mattino già pullulava di fedeli, fra cui molti bambini nelle braccia dei genitori in preghiera. Non solo i comuni fedeli, ma anche capi di Stato di tutto il mondo, fra cui il presidente Kennedy e Khrushchev, seguono attraverso le agenzie di informazione e l'ambasciata vaticana le ultime ore di vita del Papa, amato come capo della Chiesa e come padre. Egli stesso infatti afferma con gioia: i suoi figli pregano per il padre che li ama. Amen. Gloria Patria. So quanto siano difficili le tue ultime ore, ma niente mai stato facile per te, mio caro Angelo. Quando fosti eletto, le tue condizioni di salute erano già precarie. Eppure mai ti sottraevi a un impegno. Nessuno immagina quanto sia faticosa la vita di un papa. Ricordo quel giorno, era il 1958. Lo scià di Persia ti aspettava nella sala del trono. Avanzavi sulla sedia gestatoria in quella luce dorata. Tutto sembrava perfetto, ma a ben guardarti si poteva avvertire nel tuo sguardo come uno smarrimento. Niente ti avrebbe fatto venir meno al tuo dovere. Immediatamente rassicurasti con gli occhi Monsignor Capovilla, che pure si era accorto di quel piccolo cedimento.
A parte te stesso, non hai mai trascurato nulla. Il Papa! Evviva! Ma chi esce se venuto? Buoni, state calmi, portate rispetto. Andate al cappello. Faccia la grazia. Attività. Hai sentito? Levati il cappello. Sai che mi frega a me del pelle. Evviva il Papa! Tutto bianco. Forse vi chiederete perché sia venuto qui oggi. Voi non potevate venire da me. Se sono venuto a trovarvi, è perché voglio mettere il mio cuore vicino al vostro e a quello dei vostri cari che sono a casa e vi aspettano con trepidazione. Le mogli, i bambini, le sorelle, le madri. Che sono la vostra gioia, ma anche la vostra malinconia. Stanotte scrivete alle vostre famiglie e ditegli che oggi il vostro Papa è voluto venire a trovarvi perché voi non siete uomini dimenticati. Voi siete tutti figli miei e io vi benedico. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ricorderò questo giorno per sempre. Lo custodirò nella mia anima, in un angolo speciale del mio cuore. Evviva il Papa! Evviva il Papa! Evviva il Papa! Vostra Santità! Vostra Santità! Fatemi parlare con il Papa! Fatemi parlare con il Papa! Lasciatelo! Vostra Santità! Vostra Santità! Io ho ucciso un uomo. Quello che avete detto non vale anche per me, vero? Non vale per me. Non vale per me. Certo, figliolo. Certo. Soprattutto per te. Figlio mio.